Ciao amici, il rosmarino non è solo una pianta aromatica da aggiungere alle nostre ricette preferite, ma anche un rimedio potente che possiamo usare per il benessere e la salute naturale. Ci condiamo con le foglie di rosmarino? Non proprio! Nel video di oggi scopriamo i benefici del Rosmarinus officinalis e anche come usarlo. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video, tanti mi piace e tanti nuovi video. In descrizione vi lascio i link agli studi scientifici sui benefici del rosmarino. 1. Anticancro. Le proprietà antinfiammatorie del rosmarino lo rendono un antitumorale naturale. In particolare, secondo il Journal of Food Science, aggiungere il rosmarino alla cottura delle carni riduce la formazione di sostanze cancerogene durante la cottura. 2. Anticaduta dei capelli. Ecco come fare un unguento fai da te anticaduta tutto naturale. Mescolare 3 gocce di olio essenziale di rosmarino, 3 di olio essenziale di cipresso e 3 di olio essenziale di lavanda con un po' di olio neutro come cocco, girasole e sesamo. Applicare sui capelli e cuoio capelluto, lasciare in posa per alcuni minuti, poi lavare con uno shampoo neutro. Ma se siete a casa, lasciate che si assorba completamente durante tutta la giornata. Gli amici abbonati al canale trovano nella tab community un'altra ricetta speciale con il rosmarino in esclusiva per loro. Se volete sapere come abbonarvi e perché è un ottimo modo di sostenere il mio lavoro, c'è il link al video dove spiego tutto in descrizione. 3. Pelle. Contro pelle impura, grassa, acne e punti neri, aggiungete 1 o 2 gocce di olio essenziale di rosmarino ai prodotti per detergere il viso. Risultati stupefacenti in poco tempo. In descrizione vi lascio il link a un buon olio essenziale di rosmarino. Prima di vedere altri benefici, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e, most important, abbonatevi, facciamo crescere il canale insieme. 4. Stress. Per lo stress, la fragranza dell'olio essenziale di rosmarino è un vero tocca sana. Basta diffonderlo con un diffusore di oli essenziali. 5. Digestivo. Il rosmarino favorisce la buona digestione non solo se lo si usa come erba aromatica, ma anche in forma di tisana con zenzero, limone e miele. Un quartetto perfetto contro indigestione, pesantezza, bruciori, alito cattivo. Trovate come usare questa e altre piante officinali nel mio manuale moderno di natura. Il rosmarino è uno di quegli aromi da tenere sempre in casa e, se abbiamo spazio e tempo, è anche una pianta che non dovrebbe mancare nel terrazzo o sul balcone. Ora condividete questo video e tornate sul canale ogni giorno per tanti altri video come questo. Vivi consapevole e vivi meglio!